pallavolo per la mia vita ha significato tanto, perché sono esattamente 51 anni che sono in questo mondo, quindi possiamo dire anche due vite. Quindi una cosa molto ma molto importante che mi ha rappresentato da quando ero ragazzino sino ad oggi. Ho scelto la pallavolo perché per combinazione è successo che ho dovuto arbitrare una partita all'aperto e quindi già giocavo, però ero bassetto e quindi mi sono ritrovato in questo mondo dell'arbitraggio, dove poi scherzando e ridendo mi ci sono invece trovato addirittura con tutti i piedi messo dentro fino a tutto ai giorni nostri. Ai giovani di oggi i valori da trasmettere sono tanti, perché oggi i giovani vogliono arrivare subito e immediatamente al vertice, invece occorre tanta pazienza, un po' per usare una cosa comica, è come le banane, che sono buone maturate non artificialmente ma sulla pianta, hanno tutto un altro sapore e valgono molto ma molto di più della banana acerba. La pallavolo alla mia vita, alla mia situazione ha dato moltissimo, perché mi ha permesso innanzitutto di poter conoscere tante persone, persone diverse, poter avere un contatto umano dove riesci anche adesso, per le cose che non siano della pallavolo, a capire gli stati umorali, gli stati caratteriali delle persone. Quindi è stata una palestra di vita molto ma molto importante per me. Questo oggetto per me rappresenta molto, perché come potete vedere sono 2 euro dell'Olimpiade di Atene, coniate appositamente per l'Olimpiade di Atene. Un'Olimpiade anche per un arbitro, come per tutti i giocatori, rappresenta il massimo della partecipazione, la cosa più bella che un tesserato possa vivere. Ecco perché questo ricordo. Però avrei voluto portare, e lo dico questo per i giovani arbitri, i cartellini che ho sempre adoperato da quando ero ragazzo. Erano consunti, rovinati dalla plastica, però erano sempre quelli. Perché? Perché l'adoperavo poco e anche perché la cosa più importante è proprio questa: meglio un sorriso in più che un cartellino giallo in meno.